L'ultima, hai ammesso di essere più razionale che istintiva, ma questo vale anche in amore? Beh, naturalmente l'amore è quello è ben dato, Eros, quindi diciamo sei colto da una seduzione a cui ti abbandoni e dopodiché devi in qualche modo cercare di capire se questa persona ti può anche essere compagna. È importante, questo è, dopo la prima attrazione è importante capire se ci si può accompagnare insieme. E tu ti sei lasciata guidare quindi dalla passione nelle scelte sentimentali? Beh sì, sicuramente da un'attrazione che è qualcosa di magico e di misterioso. È chiaro, c'è qualcosa che non sai, perché a volte si dice ho rincontrato la mia metà, sei la reincarnazione di mia mamma. Cioè, è terribile. C'è qualche cosa per cui ti voglio bene, ti amo, non so perché. Però c'è qualcosa, dopodiché ti abbandoni a questo sentimento così travolgente e poi dopo cominci a vedere quali sono le abitudini, se l'uomo è generoso, se la persona è generosa. Mia madre mi diceva sempre, lei era rimasta sola molto presto perché si era separata e naturalmente aveva un sacco di corteggiatori perché era una donna molto bella e lei selezionava i corteggiatori cercando di capire se erano generosi nelle cose concrete, quindi a seconda della disponibilità economica del corteggiatore passava da un'affettatrice, per esempio, carina quella, se quella poi gli arrivava a Natale voleva dire che questo aveva capito, aveva colto che cosa desiderava. Se era una persona che magari aveva meno possibilità, un accendino, cioè qualche cosa che ti dà, naturalmente era spiritosa e ironica, ma questo, il dare è molto importante in un uomo per me. Sarò coperta di accendini, di affettatrici. Però è indicativo anche del rapporto che hai con gli altri che ti circondano, è un senso di generosità inteso in questo senso. Sì, senso di generosità, di dare, ecco. E tu pensi di essere stata più amata o di aver più amato? No, io penso di aver avuto pochi rapporti molto importanti, molto lunghi, per cui hanno coperto questa fascia d'età dai 14 fino a oggi e con molto amore. Quindi diciamo che ho avuto due rapporti fondamentalmente, che sono Gabriele Lavia, il papà delle mie figlie, e Roberto Zaccaria, che è anche qui con me oggi, mi ha accompagnato, di grande mutuo amore. Torniamo a conoscere le Moniche che sono state tramite delle stesse domande. Secondo te gli uomini ti temono? Oggi cosa rispondi? Beh sì, gli uomini un pochino mi temono, non so perché. Vediamo come hai risposto allora. C'è un aspetto mio che viene come visto freddo e che io sono molto riservata, la mia natura calabrese è forte. Questo dà l'idea di forza, che è forza ma non è potere. Sì, sì. In cosa viene fuori il tuo lato calabrese? Io amo molto la Calabria, moltissimo. Nella riservatezza, nello stare con le spalle dritte, nel sopportare la fatica, nell'essere riservati. Questo, nell'essere riservati. E forti. Questo me l'ha dato, credo, il mio aspetto, la mia parte calabrese. Da fuori la riservatezza viene anche interpretata come mistero, e il mistero crea fascino. Chi sono le donne piene di fascino? Sono quelle di cui non capisci bene che cosa c'è all'interno, sai, la donna già di per sé è un pianeta misterioso per l'uomo, eh? E quindi non volerlo disvelare
perché non puoi disvelarlo. Per l'uomo rimane continuamente misteriosa questa... Non bisogna disvelarlo troppo, dando delle connotazioni, cercando di anche di atteggiarsi. È meglio rimanere un pochino in quello che è la complessità del mondo femminile. Ecco, non la puoi spiegare tutto il mondo femminile. Anche nei personaggi, meno li disegni e più ci metti dentro quello che può essere, quello che tu immagini che sia. Anche nell'uomo è così. Spiegare tutto. Perché è meglio che lui ci metta dentro quello che pensa che tu sia, che forse coglie. Allora questa domanda... Tecnica di seduzione. Eh? Tecnica di seduzione. Vabbè, sì, questa sì, certamente. Questa è una tecnica di seduzione. Allora la prossima domanda cade proprio a proposito. Ti consideri una donna trasgressiva? Sì, molto, molto. Probabilmente perché essendo sempre stata in teatro, dove non esiste un codice etico se non quello che devi essere precisa, puntuale, sapere la parte a memoria, non ti devi sedere con i costumi, perché sennò ti bombardano di multe. Questo ho imparato a 15 anni. A parte questo, l'arte è sempre trasgressiva, è sempre anarchica, perché non ha la forma, deve trovare una forma nuova. Valérie dice: toutes vos choses qui n'est pas étrange et fausse. Tutte le cose che non sono strane sono false. Cioè, adesso è un paradosso, però le cose vanno rivelate e l'arte le rivela, l'artista le rivela nuove. Madame Bovary è nuova nella mia lettura. Certo. È nuova perché gli ridò vita nuova. Anche Dante è nuovo quando tu gli dici: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Perché quante volte ci siamo ritrovati in una selva oscura? Vedi che sta parlando di noi e sta parlando a noi mentre scrive la notte tra il 7 e l'8 aprile. È notte, c'è la peste. Quindi va rinnovato. No, è semplice. È semplice. E quindi quando ti dicono: ah, ma non è così... È successo, una volta io ho fatto Carmen con Sepe, entravo volando, vabbè, alla fine uno dalla platea ha detto: questa non è Carmen, vabbè, per entrare si paga, uscire è libera l'uscita, bravo. Quindi esca. Questa è la nostra interpretazione, certo, della forza di Carmen, che è la prima a dire no, quindi lei continuamente diceva no, ok? È un modo per ridare vita, rinnovare i lasciti, questo è. Scopriamo come hai risposto qualche tempo fa. Avevo risposto, oddio. Di fondo lo sono. Di fondo? Sì. Molto in fondo, il che non vuol dire che è poco, eh. Poi, così puntuale, che così non vuol dire che è poco. Ci ha voluto portare su questo terreno perché, a proposito di trasgressione artistica, sì, e di mistero e di fascino, sì, tu hai usato molto il tuo corpo, sì, nel lavorando, sì, per mestiere. Oggi, e l'hai usato anche peraltro, se non ricordo male, per festeggiare la guarigione da, sì, una brutta malattia. Sì. Oggi invece le ragazze, secondo te, hanno la stessa consapevolezza di quando si spogliano e si mostrano magari in vetrina, sui social, hanno comunque la stessa consapevolezza del proprio corpo? No, non credo che farlo, credo che sia un'emulazione di quello che vedono. Ci sono sempre state le pin-up, no? Una volta c'erano le pin-up, le donne calendario, e si cercava negli anni 50 di assomigliare a queste, e credo che le ragazzine facciano questo, non pensando al pericolo di quello che accade quando poi le tue foto vanno in giro, perché, certo, è finita proprio, no, non le fermi più. La trasgressione mia nell'uso del corpo è stata una trasgressione intellettuale, cioè la donna vive e i problemi delle donne sono anche legati al sesso, non sono parte solo del mondo maschile, le problematiche sessuali possono essere raccontate al cinema, mentre invece nella donna diventa immediatamente sexy, pornografia, no, i problemi sessuali, il tradimento da parte di un uomo che tu ami e che ha a che vedere con il sesso, con un'altra donna, crea un problema anche nella donna che viene tradita. Non è solo un fatto
emotivo e affettivo. Quindi la donna è anche corpo. E nel teatro noi siamo abituati questo a raccontarlo. Ci sono dei personaggi violentissimi come Giocasta, come Lady Macbeth, come la signorina Giulia. Quindi quello che io ho fatto in teatro, al cinema, per me era più facile dare significato anche all'uso del mio corpo per raccontare quanto potesse essere doloroso anche un tradimento, anche sul corpo delle donne. La lupa di Verga pensa che cos'è, giusto per dire, è una donna che è talmente vuota dentro di sé e racconta le donne nel passaggio dell'epoca del Novecento che ha bisogno dell'uomo, ha bisogno del maschio, ha bisogno di essere riempita, e lo dice Verga, tanto che prende la figlia e gli dice: se non lo pigli in casa e te lo sposi, ti ammazzo. Cioè, pensa il paradosso. Ma era la fotografia di un'epoca. Sta raccontando il vuoto che c'è nelle donne di allora. Sono vita da campi, no? Quindi bisogna stare attenti a etichettare. E tutto va fatto dando un significato. Ecco, il resto poi è banale pornografia. Perché hai scelto Anna Magnani? Anna, una voce umana, la tua prima opera da regista, dedicata proprio a lei. Sì. Perché intanto mi è stata vicino nella Lupa. Nella Lupa, appunto, quella di cui ti parlavo, avevo la sua foto davanti al mio letto in camera con questi occhi, e quegli occhi mi hanno condotto nell'interpretazione della Lupa. Erano i suoi, come lei poi l'ha fatto in teatro. E da lì sono sempre stata abbastanza vicino a lei, sempre incuriosita da quello che noi non sapevamo di lei. Noi sappiamo delle cose che sono come delle terre emerse, no? La biografia, ma quello che passa sotto è solo l'intuizione che te lo può raccontare attraverso una scrittura di un film. E io mi sono immaginata cosa facesse lei la notte del 21 marzo del 56, quando aspetta di sapere se ha vinto l'Oscar. In America, l'America è quella che l'aveva fatto tanto soffrire. Aveva portato Roma Città Aperta in America. In America la Bergman ha visto Roma Città Aperta e ha detto... mandato il telegramma a Rossellini e si è preso Rossellini. Infatti lei dice: lui ha perso la brocca e io ho perso tutto. L'America è un segno per lei, molto forte, un grande dolore. Quindi questa notte che lei passa in attesa di capire se questo dolore viene ricompensato da questa statuetta, mi ha portato a scrivere l'inizio lì, la notte. E poi cos'è successo dopo l'Oscar? È successo che ha fatto ancora più fatica di prima. Non lo sappiamo. Non l'ho capito, dietro quel sorriso. Qui è fiera, qui è fiera. Dietro la vita delle donne, quanta roba c'è da raccontare. Ecco. E quante ferite emotive profonde. Anna Magnani si dice che disse al suo truccatore: non togliermi queste rughe perché ci ho messo una vita a farmele divenire. Sì. Tu che rapporto hai col tempo che passa oggi? Beh, io come lei, anch'io non ho mai ceduto, un po' per paura, francamente, perché io per esempio non mi sono mai drogata, perché le cose che poi non posso più fermare mi fanno paura. Quindi anche i ritocchi e queste cose, anche perché io devo dare l'età. Come faccio se non ho più donne se mi rifaccio? Perché per fare una quarantenne prendono una quarantenne, quindi per fare una sessantenne prenderanno me adesso, spero. Non prenderanno la quarantenne. Ma però non che io non ci stia attenta. E come la Magnani, per esempio, ti posso dire che lei dice: sì, è vero, ste rughe non me le toglie. Ma una bandiera, mettimela però, che ce vuole? Una bandiera perché... Vediamo come hai risposto qualche tempo fa. E quindi, vediamo. Devo abituarmi alla nuova immagine che ogni 3, 4, 5 mesi si ha. Devo abituarmi e devo amarla, perché poi ci devo convivere.
avendo due figlie femmine, io devo far vedere a loro che una donna a 46 anni è una donna che non ne ha 20. Non ne ha 20, ne ha 46. 46. Stavo bene, eh? Sono le luci. Ed è così che vorrei salutarti, perché penso che sia un messaggio potentissimo da dare oggi a chi ci sta guardando, sì, a casa. Siate, grazie, belle per come siete. Grazie Monica, sì, Guerritore. Grazie a te.